Nata a fine degli anni 30, l'azienda agricola Fortuna, con sede a Torre dei Picenardi, nel Cremonese, è oggi un allevamento suinicolo modello composto da 5 stalle per l'ingrasso dei suini. La gestione sia della parte produttiva, che conta circa 9.600 capi allevati a ciclo aperto, sia della parte commerciale, viene effettuata direttamente dal titolare Enrico Fortuna e dalla moglie Milly. Una scelta di vita sicuramente impegnativa, ma caratterizzata da curiosità e apertura verso l'innovazione. Il mais è un fattore della produzione fondamentale per l'azienda Fortuna e la scelta dell'ibrido giusto per le esigenze dell'allevamento ha un ruolo essenziale. Nei circa 300 ettari di proprietà dell'azienda, infatti, viene coltivato un unico ibrido di mais e l'intera produzione diventa mangime per i suini, principalmente sotto forma di pastone integrale a macinatura molto fine. La filosofia dietro la scelta di un ibrido unico è legata alla possibilità di tracciare completamente i vari parcelloni aziendali a livello di performance agronomiche. La professionalità nella gestione di questo allevamento è testimoniata anche dal fatto che circa 30 ettari sono riservati alle prove aziendali degli ibridi di mais. La sanità della produzione è prioritaria per i titolari ed è più importante anche della resa per ettaro. I titolari sanno infatti bene che minimizzare i rischi di contaminazione da fumonisine, zearalenone e DON significa avere suini in salute e più performanti, a tutto vantaggio della qualità finale del prodotto. I suoli dell'azienda, medio pesanti, da oltre 6 anni vengono gestiti da Enrico in minima lavorazione, per rispettare il suolo e per sfruttarne appieno la fertilità. Inoltre i terreni sono coperti per l'80% dall'irrigazione tramite pivot, un importante investimento che assicura in ogni annata una produzione di granella sana. L'azienda Fortuna è un caso esemplare di filiera chiusa, che funziona grazie alla qualità dei prodotti e alla mentalità imprenditoriale dei titolari. Oltre infatti a commercializzare diverse tipologie di salumi a marchio proprio, una parte della cascina ospita anche un agriturismo, che negli anni è diventato un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina cremonese.